Mi sembra di aver sempre saputo questo e di essere venuto al mondo sapendo che diventi ciò di cui pensi, che tu lo voglia o meno. Sono stato davvero molto fortunato. Ho vissuto in un orfanotrofio fino a quando avevo 10 anni. Poi in una serie di case famiglia con mio fratello maggiore. Lui era spesso malato, molto anemico, e da giovane dovevo aiutarlo. Aveva 16 mesi più di me. E ricordo bene quegli anni, quando avevo 4, 5, 6 e 7 anni. Ho vissuto a Mount Clemens, Michigan. Si trova al 231 Town Hall Road. Lì c'era una signora di nome Mrs. Scarf che accoglieva molti bambini. Io ero in una casa famiglia a causa delle circostanze dell'epoca. Mio padre aveva abbandonato la famiglia e io sono nato durante la Grande Depressione. In quei giorni non c'erano programmi di assistenza sociale come oggi, ma le persone si aiutavano a vicenda. Mia madre lavorava come candy girl a Detroit, sulla parte est della città, guadagnando $17. Per una settimana lei non aveva i soldi e non era in grado di provvedere ai suoi figli, così abbiamo vissuto in questo posto particolare. E ricordo che ogni volta che arrivava un nuovo studente, un nuovo bambino, andavano a cercare Wayne e io ero fuori nel retro. Lì c'erano dei frutteti e questo non era una difficoltà, non era una cosa dura per me. Era una grande benedizione, penso, nella mia vita, quei primi giorni. È importante ricordare che le opinioni degli altri non dovrebbero definire la nostra esperienza e che possiamo trovare forza anche nelle situazioni più complesse. Sì, capisco. E posso ricordare di aver parlato con altre persone e di aver spiegato che tutto ciò che devi fare è cambiare il modo in cui pensi. Da un'esperienza miserabile, difficile o complicata, può diventare qualcosa che puoi gestire come vuoi. Quando mia madre ha riunito nuovamente la nostra famiglia, quando avevo 9 anni, quasi 10, ricordo che mi ha raccontato com'era quando ero solo un bambino, appena un infante. Ero il bambino che faceva ridere tutti, anche nei momenti difficili. Una volta stavamo aspettando l'autobus quando eravamo ancora piccoli, prima che entrassi nell'orfanotrofio. Un camion passò e c'era tutta questa neve fangosa. Siamo stati scaraventati a terra, sporchi e bagnati. Tutti piangevano, ma tu eri felice e hai detto: guarda, non dobbiamo farlo, possiamo trasformarlo in qualcosa di positivo. La capacità di vedere il lato positivo è qualcosa che non ho mai dimenticato. Anche nei momenti difficili, ho sempre saputo che se lavoravo sul mio modo di pensare, le cose non dovevano andare male. Ero il bambino più ricco dell'orfanotrofio. Ho parlato di questo molte volte nelle mie lezioni. Era una tempesta di neve, ma per me era una grande avventura. C'era un periodo in cui avevamo 2 pale per la neve a casa e una di esse aveva i bordi arricciati per aver colpito i marciapiedi. Non si poteva guadagnare nulla con quella pala. Quindi, quando nevicava, scendevo al piano di sotto, prendevo la pala incollata e la mettevo sotto il letto. Dormivo con lei, proprio accanto a me, affinché nessun altro la prendesse. Mi alzavo prima di tutti gli altri e andavo fuori a spalare la neve dai marciapiedi degli altri. In seguito, bussavo alle porte e dicevo loro che avevo spalato la neve. Alcuni ringraziavano, altri mi davano una moneta da 10 centesimi. Potrebbe sembrare poco, ma in termini di valore odierno, quella moneta da 10 centesimi sarebbe equivalente a circa $3,000. Quando ho scoperto che le bottiglie di soda, ad esempio, valevano 2 centesimi ciascuna, ho avuto una grande consapevolezza. Seguivo le persone che bevevano una Coca-Cola e chiedevo: stai quasi finendo quella? Se rispondevano di no, continuavo a seguirla finché non la lasciavano. Avevamo un deposito di carbone a casa, poiché avevamo stufe a carbone, e riempivo quel deposito con bottiglie di soda. Era facile cambiare le cose. Mentre gli altri bambini si lamentavano di non avere soldi e di non poter avere abbondanza, riuscivo a comprare anche una piccola ciambella o una Pepsi Cola o qualcosa del genere mentre gli altri si lamentavano. Sembrava sempre così facile per me.
tutto ciò che dovevi fare era guardarti intorno e vedere le opportunità. E non aveva nulla a che fare con la presenza o meno di opportunità, perché le opportunità ci sono sempre. Ho 67 anni e non sono mai stato disoccupato, né ho mai avuto problemi a concepire il concetto di disoccupazione. Non è che non ho mai avuto un lavoro, ho sempre avuto più lavori di quanti ne avessi bisogno. Non è perché ho vissuto solo periodi di prosperità economica. Ci sono stati momenti economici piuttosto difficili negli ultimi 50 anni. Semplicemente non ho mai saputo pensare diversamente. Se cambi il modo in cui pensi riguardo alle cose, puoi creare ciò che desideri per te stesso nella tua vita. È una conoscenza semplice. Ho fatto della mia passione un lavoro, ho scritto molti libri a riguardo e ho sempre vissuto secondo questi principi, ancora oggi. Thomas Howard, un oratore scozzese, ha tenuto alcune conferenze sulla scienza mentale tra il 1907 e il 1908. Una delle cose che ha detto è che la legge di galleggiamento non è stata scoperta contemplando l'affondamento delle cose. Prima del XV e XVI secolo le navi erano fatte di legno, non perché il ferro o l'acciaio non fossero disponibili, ma perché si credeva che galleggiassero. Quindi dovevi costruire navi con materiali che galleggiassero. Ma poi qualcuno ha capito che non ha nulla a che fare con il materiale di cui sono fatte, ma con la quantità d'acqua spostata. Questo determina se qualcosa galleggerà o meno. Penso spesso a questa idea, perché è nella contemplazione di ciò che desideri che crei ciò che vuoi per te stesso. È la tua volontà di rifletterci sopra, nient'altro, secondo Howard. Poi è la scienza mentale, così che penso ai fratelli Wright, sai, circa 100 anni fa era come se io dicessi che la legge del volo non fu scoperta dalla contemplazione del rimanere a terra delle cose. Così che questi erano due persone come me che dovevano capire come far volare un aereo, e la mia conoscenza limitata di tutto questo, io avrei probabilmente contemplato il rimanere a terra delle cose. Sai, questo è quello che è successo, ma c'è qualcuno che è venuto e ha contemplato l'idea che se prendi abbastanza velocità e hai il design giusto e ottieni pressione sotto qualcosa del genere e ottieni che questa cosa si staccherà dal suolo. Qualcuno doveva contemplare quell'idea, e tutti quelli che contemplavano che non era possibile, che non poteva funzionare, erano parte del motivo per cui il volo non avveniva, perché non c'era nessuna nuova legge scoperta all'inizio del XX secolo, tanto quanto l'elettricità non fu scoperta da Thomas Edison o da nessun altro. Voglio dire, la capacità di avere l'elettricità è sempre stato lì, qualcuno deve contemplarlo. È come nella tua vita personale. La tua volontà di contemplarti come una persona capace di attirare nella tua vita ciò che desideri, di avere il tipo di relazioni che vuoi e di avere abbondanza, anche quando la scarsità sembra sempre esistere. Tutto ciò che devi fare è iniziare il processo, essere disposto a contemplare la presenza di tutto ciò nella tua vita. Sono sempre stato una persona che poteva contemplare di fare cose che la maggior parte delle persone non poteva. Posso darti un buon esempio. Quando mia madre ci ha riuniti tutti e stavamo vivendo a Detroit, nella parte est della città, abbiamo comprato un nuovo televisore. Era in bianco e nero, con uno schermo piccolo, un Admiral. Ricordo che sembrava incredibile, la televisione in bianco e nero. Ti ricordi di zio Milty e di tutto il resto? C'era un uomo in TV, Steve Allen, che faceva lo show Tonight Show. Avevo 11, 12, 13 anni. Restavo sveglio ogni notte per guardare lo show, anche se dovevo andare a scuola il giorno dopo. C'era qualcosa in quel programma, con tutti i personaggi e le cose che Steve Allen faceva. Il giorno dopo, raccontavo a mia madre e ai miei due fratelli cosa avrei detto se fossi stato ospite al Tonight Show. È proprio una consapevolezza, una volontà di contemplare me stesso in quel tipo di situazione. Credo che il potere della contemplazione sia qualcosa che molte persone non hanno ancora sfruttato. Quando lo facciamo, quando lo integriamo nella nostra vita, non c'è assolutamente alcun limite a ciò che possiamo attirare.
devi rimanere focalizzato su ciò che sai che manifesterai e attirerai, ma non lo farai nel tuo tempo. Come dice una canzone di Jackson Brown, la creazione rivela i suoi segreti col tempo. Non puoi forzare le cose, tutto avviene nel momento divino, ma si manifesterà, lo vedrai. Non sono più sorpreso di nulla che metto nella mia mente e che riesco ad attirare nella mia vita. So con certezza che la legge dell'attrazione funziona e non ho dubbi al riguardo. Mi sembra che, prima ancora di venire in questo mondo, quando ero nello spirito, avessi una conversazione con Dio. Mi chiese: «Cosa vorresti fare in questa vita?» E io risposi: «Vorrei passare una vita insegnando l'autosufficienza. È sempre stato ciò che ho fatto fin da quando ero un bambino e ho continuato a farlo per tutta la mia vita». Disse: «Beh, allora è meglio che tu ti rechi in un orfanotrofio». Poi citò un antico poeta persiano, un poeta brillante e bellissimo, dicendo: «Vendi la tua astuzia e acquista lo stupore». È come uno stupore, un senso di meraviglia, un senso di timore reverenziale. Anche mentre ci penso, ora sento gli occhi umidi, perché solo io so cosa sta accadendo dietro le mie palpebre. È glorioso, dolce e fiducioso. C'è questa potente consapevolezza che non sei solo. Ho avuto un'esperienza straordinaria anni fa. C'è un mio amico, Pat McMahon, che lavora alla stazione radio Kate Tar a Phoenix. È un cattolico irlandese. Ebbene, Madre Teresa doveva essere sua ospite lo stesso giorno in cui ero ospite anch'io. Eravamo nello studio insieme. Madre Teresa, alta circa 1,50 m, forse pesava 36 kg. Era lì per parlare di un rifugio per senza tetto in cui aveva dormito la notte precedente, per informare la gente di Phoenix. Io, invece, ero lì per parlare di un libro, anche se non ricordo quale fosse esattamente. Pat chiese a Madre Teresa se c'era qualcosa che potesse fare per lei. E puoi immaginare la sua confusione e il suo stupore. Era un cattolico irlandese che viveva a Phoenix e Madre Teresa, una santa, era lì. Era oltre ogni immaginazione e lui non sapeva come reagire. Lui stesso è così onorato e dice: «C'è qualcosa che posso fare per te? C'è qualcosa che posso fare?» E lei risponde: «No, sono venuta solo per parlare del rifugio per senza tetto». Madre Teresa dice: «Abbiamo una stazione radio Clear Channel da 50.000 watt che copre ogni direzione. Potremmo aiutarti a raccogliere molti soldi per il tuo lavoro e la tua missione a Calcutta». Ma lei risponde: «No, non mi interessa raccogliere denaro o la tua stazione radio. Voglio solo parlare del rifugio per senza tetto». L'uomo è esasperato e si inginocchia davanti a lei. Lei gli dice di alzarsi e gli dice: «Sembri così serio. C'è una cosa che puoi fare». Lui si alza e chiede: «Cosa posso fare?» «Farei qualsiasi cosa». E lei gli dice: «Domani mattina, alle 4, esci per le strade di Phoenix e trova qualcuno che vive lì e crede di essere solo. Convincilo che non lo è. Il sentimento di solitudine di cui parliamo qui riguarda molte persone che si sentono perse nel mondo senza una connessione con qualcosa di più grande di loro stesse. Ho imparato a credere che chi sono è ciò che faccio, ciò che ho e ciò che gli altri pensano di me. Ma so anche che sono parte di qualcosa di più grande, che non sono separato da Dio o dall'energia creatrice che è sempre presente. Questa energia è anche in me e non c'è luogo in cui essa non sia. Deve essere in me, deve esserlo anche. E tutto ciò che manca nella mia vita o che penso manchi è lì, in modo che in qualche misterioso e invisibile modo io sia già connesso a tutto ciò che manca nella mia vita attraverso qualcosa chiamato spirito. E quando ho riconosciuto che non sono qui come un essere umano che ha un'esperienza spirituale, ma che sono il mio essere spirituale che ha un'esperienza umana, allora ho davvero compreso. Non è l'opposto. Quando capisci veramente che tu sei questa essenza, non vedi altro, non c'è loro, non c'è nulla al di fuori di te. Sei connesso a tutti e a tutto,
come direbbero i nativi americani. Nessun albero ha rami così sciocchi da combattere tra loro. Vivendo il Tao, il senza dubbio, questo antico libro di 2600 anni, che alcuni considerano il più grande e il più saggio mai scritto, parla molto delle relazioni. La parola Tao significa la grande via, ed è semplicemente un altro sinonimo di Dio, fonte, spirito, quell'entità che crea tutto. Una delle cose che dice, e che mi è stata molto utile, è che quando hai un conflitto di qualsiasi tipo in una relazione, la persona disposta a essere in armonia con il Tao, con Dio o con l'universo, è quella che pratica il perdono o va dalla persona con cui ha il conflitto e porta amore a quella situazione. Io. Deve essere in me, deve esserlo anche. E tutto ciò che manca nella mia vita o che penso manchi è lì. In modo che in qualche misterioso e invisibile modo io sia già connesso a tutto ciò che manca nella mia vita, attraverso qualcosa chiamato spirito. Siamo qualcosa al di là dell'ego, sai. Viviamo in un mondo diviso, un mondo che crede che se sei maschio sei diverso da se sei femmina. Se sei musulmano sei diverso da se sei cristiano. Se sei nato da una parte del fiume sei diverso da chi non lo è. Abbiamo assunto tutte queste credenze legate all'ego. La mia forte convinzione è che la nostra generazione, la mia generazione, negli anni 20 e oltre, fosse destinata a porre fine a una guerra. Dovevamo porre fine a una guerra. Ricordo il 4 maggio 1970, quando ho ricevuto il mio dottorato. L'annuncio arrivò alla radio e in televisione, verso le 16:00, che il governo aveva caricato proiettili veri nei loro fucili e aveva sparato agli studenti che protestavano contro la guerra a Kent State. Quattro di loro furono uccisi. Puoi immaginare cosa ho provato. Stavo lavorando duramente per porre fine a quella guerra e poi ho dovuto difendere la mia tesi di dottorato, che sembrava così insignificante rispetto a ciò che il nostro governo stava facendo. Stavamo mettendo fine a vite umane in numeri enormi. La nuova generazione, questa generazione, ha un compito diverso. Non deve porre fine a una guerra, ma al concetto stesso di guerra. E questo concetto di guerra nasce dall'identificazione dell'ego con chi siamo e con credere di essere ciò che si possiede, ciò che si fa e ciò che gli altri pensano di noi. Sentirsi separati dagli altri, separati da Dio, separati da ciò che manca. Quest'idea di separazione. Eppure passo dopo passo ci muoveremo verso un luogo in cui le persone inizieranno a riconoscere la loro connessione reciproca, anziché la loro separazione. Altrimenti dovremo ricominciare da capo. Come disse Einstein, la prossima guerra, quella dopo questa, sarà combattuta con bastoni. Dovremo ricominciare da zero. Il nostro compito ora è abbattere questo ego smisurato. Lo vediamo nella nostra politica estera, nel modo in cui trattiamo gli altri, in televisione, negli annunci pubblicitari che ci spingono a prendere pillole per ogni cosa. La mia missione, la mia vita, è ora porre fine al concetto di odio e separazione.